Con il post che ha rapidamente fatto il giro del mondo, Giorgia Meloni ha posto una conclusione decisa alla sua storia con Andrea Gianbruno. Questa mossa è stata netta, coraggiosa e dal punto di vista del consenso pubblico indiscutibilmente positiva. Tuttavia, il fatto che abbia disertato l'importante evento di Fratelli d'Italia a cui teneva molto e abbia pubblicato un video in cui si ritrae come il nemico da battere, ha fatto riemergere le luci sulla sua delicata vicenda personale. Avrebbe potuto invece voltare pagina e costringere la stampa e la politica a concentrarsi sul bilancio del suo primo anno di governo. Invece, dopo aver affermato con orgoglio di aver camminato a testa alta, si è ritrovata a sentirsi assediata e ha indotto riflessioni sulla sua natura di questa meschina gente disposta a rotolarsi nel fango solo per danneggiare il governo. Oltre agli applausi dei 2.500 sostenitori accorsi al brancaccio, questa piovosa domenica del 22 ottobre ha lasciato una sensazione di sgomento. Un fedelissimo di Meloni ha spiegato: Giorgia ci ha pensato fino all'ultimo, ma aveva bisogno di prendersi mezza giornata e ha scelto di sacrificare l'unico evento in agenda in cui la sua assenza non danneggiava l'Italia. Testimoni la descrivono come stanca, addolorata, devastata e persino furibonda. Rivelano che una delle principali ragioni di questa scelta, forse la più importante, era la necessità di affrontare l'ex compagno e padre della figlia di 7 anni, Ginevra, faccia a faccia. La Premier ha chiesto compassione, sottolineando la sua umanità.